Per i giovani inventori della Maker Faire 2015, anche il cibo può essere un ottimo spunto per le innovazioni, come The Pasta Code del gruppo Famo Cose Roma Maker Space, che permette di personalizzare i prodotti artigianali con un semplice messaggio. Si tratta di una personalizzazione che avviene tramite un messaggio che viene inciso sulla tagliatella. Il messaggio viene inviato alla macchina tramite Twitter e poi trasformato in un codice Morse, quindi un punto e una linea, che vengono incisi sulla tagliatella. Questa ha un'applicazione naturalmente ludica, uno può naturalmente scrivere un messaggio divertente, insomma, viva la vostra squadra del cuore, piuttosto, oppure può avere un'applicazione comunque seria su quale stiamo lavorando, che è quella di scrivere direttamente sul prodotto quelli che possono essere gli ingredienti, la provenienza, quindi anche un concetto di tracciabilità del prodotto artigianale. La giovane Olivia Blassi dimostra invece come anche la semplice preparazione di un tè può essere fatta alla maniera dei maker, con una sorprendente app. Siccome a seconda del tè noi abbiamo bisogno di un tempo e una temperatura diversa di infusione, abbiamo il sensore che con i raggi infrarossi regge la temperatura dell'acqua e la comunica al telefono via Bluetooth. Dopodiché, quando la temperatura è pronta per il tipo di infusione che vogliamo fare, ci notifica. Noi mettiamo l'acqua nell'infusore, mettiamo la nostra bustina di tè, il nostro infusore o qualunque cosa, le foglie sciolte, come vogliamo, e facciamo partire un timer, sempre diciamo apposito per il tipo di tè che vogliamo fare, che poi ci notificherà quando possiamo versare il tè. Per chi ama coltivare le proprie piante in casa, invece, il meno giovane Stefano Grillo presenta Orticale, un orto utilizzabile anche da persone con disabilità. Una persona disabile in carrozzina si porta il cassetto alla sua altezza e coltiva il suo orticello. Un anziano può passare del tempo semplicemente non dovendo star piegato, per cui si mette seduto su una sedia e cura l'orto. Su un metro quadro di suolo occupato si possono coltivare 4 metri quadri. L'irrigazione è automatica e può essere tutto gestito da un pannello fotovoltaico, sia il motore che l'irrigazione.